Allora, lì c'è il programma che avete anche nei foglietti dei vari incontri. C'è da dire che quello del 14 aprile salterà, per cui gli ultimi tre li condensiamo in quelli successivi, nei due successivi. Quindi filosofia medievale, scienza moderna e contemporanee lo facciamo in due incontri e metafisica e scienza li fondiamo in questi due momenti, perché dobbiamo saltare questo incontro. Niente, seguendo praticamente questi incontri, il filone conduttore è quello di cercare un po' un esperimento che facciamo io e il mio amico collega, per modo di dire collega, perché lui è uno scienziato di professione, io invece lavoro. Comunque amiamo tutte e due la scienza e lui, come neuroscienziato, studia la psiche umana, il cervello e tutto quello che è collegato a questo. Io, come filosofo, quando ero all'università, di filosofia, mi sono interessato molto al discorso dell'evoluzionismo e cerchiamo di combinare le conoscenze, di entrambi per, ricavare un quadro, diciamo, appunto integrativo, di quelle che sono le risultanze delle scienze biologiche, evoluzionistiche e della psicologia. Questo perché all'inizio abbiamo fatto delle conferenze, io sull'evoluzionismo, lui sulla psiche, al Circolo Matematico Cesenate, e ascoltandoci reciprocamente abbiamo visto come sia le tematiche che lui esponeva che quelle che esponeva io potessero illuminarsi di più reciprocamente, proprio in questa contaminazione di idee, cioè quello che è l'uomo oggi come apparato neurologico, psicologico, eccetera, può trovare una maggiore illuminazione se è visto come il prodotto di un'evoluzione degli esseri viventi che dalle origini ad oggi, si sono succeduti. Oggi in particolare vedremo il primo tratto dell'evoluzione dei viventi, quello che va dall'origine della vita ai primi anfibi, che sono tra i nostri antenati, insomma, perché l'albero della vita, cioè delle parentele di tutti gli esseri viventi, è un albero con talmente tante ramificazioni, ramoscelli, eccetera, per cui, noi seguiremo quello che porta a noi, mai dimenticandoci del fatto che noi siamo appunto uno solo dei ramoscellini che ha sviluppato moltissimo un certo apparato, quello cognitivo, sensoriale, neurologico, cervello e sistema nervoso che ha dato origine al pensiero e tutto quanto. Siamo solo uno di questi ramoscelli, mentre la totalità dei viventi è costituita da un'enorme quantità di altri percorsi evolutivi, paralleli al nostro, in comune col nostro per certi tratti. E noi vedremo appunto, seguiremo in particolare il nostro per vedere da dove veniamo e come siamo arrivati ad essere quello che siamo. Lasciato lì sulle sedie questo schemino che serve un po' da metafora di questo lungo viaggio evolutivo tra i nostri antenati. E l'ho come tradotto dall'origine dell'universo a noi praticamente in un percorso che metaforicamente potrebbe andare dall'estremo oriente, da Bangkok o Saigon, vedete voi dove più vi piace. Facendo praticamente 1 millimetro per ogni anno, vediamo come arriviamo a finire in questo museo di Cesenatico, facendo in proporzioni il percorso dall'estremo oriente a questo posto, questo luogo, facendo una proporzione tra i tratti percorsi e i periodi geologici che ci hanno preceduto, insomma.
e vedendo tappa per tappa che cosa si è creato nell'album di famiglia dei nostri parenti antenati. Per esempio, dall'origine dell'universo, circa grosso modo 14 miliardi di anni fa, se dovessimo arrivare da Bangkok fin qua, i due terzi, cioè fino ad Alessandria d'Egitto, sarebbero senza sistema solare, senza Terra, cioè tutta l'evoluzione dell'universo dal Big Bang alla formazione della Terra, i due terzi del percorso sarebbero senza vita, senza esseri viventi, perché appunto non esistevano nemmeno le condizioni, non esisteva nemmeno il nostro pianeta, che si è formato appunto 4 miliardi e mezzo circa di anni fa, e subito assieme alla Luna, diciamo, secondo varie teorie, una lo scontro di due planetoidi ancora magmatici e dal quale si è distaccata la Luna, questa è la più accreditata ipotesi, comunque. Quindi 4 miliardi e mezzo di anni fa, nella nostra metafora, si collocherebbe più o meno ad Alessandria d'Egitto. Arrivando a Tobruk in Libia, da Alessandria d'Egitto, abbiamo il consolidarsi della crosta terrestre e praticamente la possibilità di le premesse per una condizione di vita, da un pianeta completamente incandescente, inospitale, alle piogge, alla formazione dell'atmosfera, anche se chimicamente diversa dalla nostra, e quindi incapace di ospitare le prime forme di vita, che all'inizio saranno di tipo anaerobico, cioè senza possibilità di respirare l'ossigeno, quanto l'ossigeno era come un veleno perché ossidava diverse sostanze, anche viventi, e soltanto nella protezione dell'acqua assieme a in determinate condizioni ci era compatibile con la vita. Poi, seguendo questo schema, le prime cellule viventi riuscirono a formare degli agglomerati pluricellulari e lo sviluppo di delle prime reazioni fotosintetiche, cioè le prime cellule che riuscirono a combinare ossigeno, cioè che riuscirono a combinare anidride carbonica e acqua, liberando ossigeno, crearono per prime la possibilità di creazione in proprio del nutrimento, le prime cellule vegetali unicellulari, alle quali poi seguirono poi cellule animali, pluricellulari animali, che riuscirono a nutrirsi di queste, non solo tra di loro, e con lo sviluppo poi dell'ossigeno la possibilità di un ciclo vitale nuovo. Quindi per fino a circa 3 miliardi di anni non c'era 2 miliardi e mezzo, insomma adesso questo schema è un po' approssimato, però grosso modo all'incirca, se nella nostra metafora arriviamo a Tunisi, riusciamo a vedere i primi organismi eucarioti, cioè quelli che dalla cellula primordiale riuscirono a isolare quel fatto fondamentale su cui torneremo più avanti, il nucleo cellulare che raccoglie dentro di sé il DNA e quindi la possibilità di riprodursi in maniera sostanzialmente ripetitiva, pur con una imperfezione vitale per il corso dell'evoluzione, cioè la ricopiatura, la trasmissione da una cellula originaria alla cellula figlia, cioè la cellula che si origina inizialmente come distacco, la mitosi, e poi successivamente, dopo fecondazione di cellule originate con la meiosi, cioè la divisione del patrimonio, quindi la nascita della fecondazione, cioè della riproduzione sessuale, cioè dovuta all'unione di due cellule che poi originano tutte le altre, dicevo, questo fenomeno che si
origine in un certo periodo, determina poi l'esplosione di tantissime forme pluricellulari di vita. Avvicinandoci ancora, sbarcando in Italia, vediamo che alcune di queste piante pluricellulari incominciano a produrre ossigeno anche nell'atmosfera. Poi arriviamo al periodo cosiddetto cambriano, cioè dove si vedono già tutti i phylum, cioè i grossi gruppi di animali presenti tutt'oggi sulla Terra, mentre nel periodo precedente abbiamo visto un esplodere di forme, vedete qui anche in questa illustrazione, di forme totalmente che non si sono più ripetute nella storia della vita, al punto che il paleontologo Gould disse che l'albero cosiddetto della vita in realtà era un cespuglio, perché aveva tantissime ramificazioni alla base e tantissime forme, varietà, strutture diverse che si erano generate in questo periodo precambriano, che poi si sono drasticamente ridotte a poche, come vedete nella parte inferiore del grafico, e quindi c'è stata una riduzione sostanziale, cioè certi periodi della vita hanno generato delle forme molto diverse che non si sono più riprodotte nello stesso modo, e questo è vero anche a livello delle ramificazioni secondarie. Questa è una delle teorie più dei modelli evolutivi più accreditata oggi. Poi piano piano, tra i vari phylum, c'è quello dei cordati. Questi sono tutti periodi geologici che si stratificano dal più antico al più recente, per cui circa all'altezza nel nostro viaggio di Napoli, Latina, Salerno, queste città del centro-sud. Praticamente abbiamo le prime forme di animali cordati, cioè gli antenati dei vertebrati, ecco, in cui si forma una struttura assiale che sostiene l'animale a forma fusolata, che ancora non ha mascelle, occhi, non ha testa, non ha cervello, ma diciamo così, incomincia come filtratore a vivere nei fondali marini. E questi nomi dei periodi geologici furono codificati nell'Ottocento, quando, a seconda di dove venivano trovati i fossili, in certe zone dell'Inghilterra o soprattutto dell'Inghilterra, ma anche in altre zone, veniva dato il nome del periodo geologico, per esempio Cambriano, Ordoviciano, Siluriano. C'erano delle popolazioni nel Galles che vivevano nelle zone dove i Cambri, gli Ordovici e i Siluri, che è praticamente dato il nome al periodo. Sono i primi periodi quando la vita dei primi vertebrati, oltre che di tantissimi altri animali, era soltanto nei mari. Poi a poco nel Devoniano, deriva dal Devon, la zona inglese dove furono trovati questi fossili, queste argille, c'è la conquista della terraferma da parte di alcuni tipi di pesce. Dopo ci torniamo su questa fase, spieghiamo come si sono... Adesso facciamo soltanto una carrellata per dare un'idea dei lunghi tempi che sono trascorsi, e che hanno dato modo alla trasmissione dei caratteri di variare in un ampio e sufficiente spettro di variabili che, selezionate a seconda dei mutamenti ambientali, eccetera, hanno dato origine alle varie forme di vita presenti in ogni periodo fino ai nostri giorni. Quindi nel Devoniano c'è, anche prima nel Siluriano volendo, c'è queste forme di pesci che riusciranno a trovare delle mutazioni,
a incappare, diciamo così, in delle mutazioni che li rendono idonei a conquistare un altro ambiente che si era nel frattempo preparato anche con le prime forme di vita vegetale fuori dall'acqua, fuori dal mare. E questi pesci vengono detti dipnoi, cioè doppia respirazione, perché per primi hanno, oltre a tutte, oltre alle branchie, i polmoni, e come derivato dell'apparato digerente, che si specializza nella capacità di respirare fuori dall'acqua, e non solo con le branchie, e quindi dare origine ai primi anfibi. Dagli anfibi poi, che ebbero il massimo sviluppo nel periodo carbonifero, quando la vegetazione divenne con una temperatura elevata, eccetera, divenne molto lustreggiante, eccetera, anzi c'era una quantità di ossigeno incredibile, tant'è vero che molti insetti che hanno bisogno che all'epoca riuscirono a sfruttare il loro tipo di respirazione diversa da quella dei vertebrati, cioè con gli stomi, non con i polmoni, questi insetti divennero forme giganti, come la più grande libellula, un'apertura alare di 80 centimetri, oppure mille piedi giganteschi, eccetera. E in questo ambiente alcuni anfibi diventarono rettili, nel senso che alcuni anfibi, che la parola anfibios vuol dire doppia vita, ossia per una certa fase della loro vita depongono le uova nell'acqua e diventano, lo stadio larvale vive nell'acqua come dei pesci, girini, no? E invece nella vita adulta diventa un animale terrestre con quattro zampe, sempre legato all'acqua sia per la riproduzione che in genere per il tipo di vita, ma alcuni di questi anfibi piano piano si adattò a, sempre per variazioni, mutazioni dovute al caso, però quelle che venivano conservate perché davano dei vantaggi, trovavano successo riproduttivo e si trasmettevano ai discendenti. Alcuni di questi hanno potuto invadere nel periodo permiano successivo, hanno potuto invadere delle zone desertiche, anche perché il clima in certe zone si fece più arido, e quindi potersi emancipare dall'acqua e depositare uova che non avessero bisogno, una volta schiuse, dell'ambiente acquatico per sopravvivere. E questi sono i rettili, assieme ad altre mutazioni. Nel periodo permiano poi si adattarono così bene a tutti gli ambienti i rettili, che alla fine del periodo successivo, il Triassico, si specializzarono, cominciarono ad esserci i cosiddetti dinosauri, cioè parola che dal punto di vista sistematico non è corretta, però insomma, per dire che ci furono animali adattati a tutti i tipi di ambienti. I rettili invasero tutti gli ambienti, alcuni tornarono all'acqua, come le tartarughe marine, come pliosauri, altri animali che i ragazzini di oggi conoscono molto meglio di noi, nome per nome, perché lo svilupparsi dei film sui dinosauri, sulla preistoria, ha raggiunto incredibili sviluppi, insomma. L'aria, per esempio gli pterosauri, invasero tutte le cosiddette nicchie ecologiche, cioè i mestieri, i ruoli che in un ecosistema svolge un animale. Però sul finire del periodo Triassico, alcuni di questi dinosauri, anche per affrontare delle crisi termiche già prima con il Permiano, svilupparono di questo ne parleremo ampiamente la prossima volta. Adesso vi do soltanto una carrellata per vedere cosa succederà nelle prossime puntate.
Svilupperanno la capacità di dalle scaglie, le scaglie si trasformeranno in pelo, avranno la cura della prole allattandola, poi successivamente smetteranno di depositare le uova e tratterranno nel grembo i piccoli e così via. Si svilupparono i cosiddetti mammiferi, che però per un lungo periodo coesistettero con i dinosauri e gli altri rettili che per certi versi dominavano il pianeta. Questi mammiferi diventarono notturni e per tutto il periodo fino all'estinzione dei dinosauri, con la catastrofe famosa della fine del Cretaceo 66 milioni di anni fa, ebbero un ruolo secondario, diciamo, da creature notturne, e quindi persero persino la visione a colori, per dire, e tuttora mantengono una vista non a colori nella maggior parte dei mammiferi. Solo le scimmie, che si rifugiarono negli alberi, però vennero dopo, nel periodo dell'era terziaria, riacquistarono una visione del colore, non un modo di reinventarsi, diciamo così, sempre per eventi casuali poi conservati, ma funzionali all'ambiente diurno, per cui riuscirono a svilupparsi i primati, cioè i nostri cosiddetti antenati scimmie o proscimmie, una volta si diceva, anche se anche questa non è una catalogazione corretta, poi la spiegheremo. Alla fine di quest'era alcune di queste scimmie si emanciparono dall'ambiente arboreo e divennero i babuini, cercopitecchi, che diventarono quadrupedi. Altri invece si adattarono alla vita arborea, come i gibboni, gli oranghi e le scimmie a noi più affini, alcune le antropomorfe a noi più vicine, come il gorilla e soprattutto lo scimpanzé. Alcuni di questi poi ci fu una divergenza adattativa, per cui alcune di queste scimmie rimasero soltanto su due zampe, diventarono bipedi, lasciando libere le mani, e questo innescò tutto un processo evolutivo che descriveremo nel prossimo periodo, fino alla creazione del cosiddetto genere Homo nelle varie specie Sapiens, Erectus, Habilis, vedremo a suo tempo, il quale poi produsse degli oggetti culturali che non si erano mai visti in natura e che arriva fino ai nostri giorni, all'epoca storica. Quindi, tornando però per un attimo alle origini, noi vediamo qui che nell'atmosfera primitiva, siamo tornati indietro, facciamo praticamente, diciamo, quello che oggi spieghiamo un pochino più dettagliatamente dopo questa carrellata, praticamente l'atmosfera primitiva, diversa da quella di oggi, aveva in grande quantità delle molecole di acqua, acido, metano e sostanze che, combinate con delle scariche elettriche che furono poi riprodotte anche in laboratorio con l'esperimento di Miller negli anni 50, riuscirono a produrre aminoacidi. Quindi l'anidride carbonica, acqua, ammoniaca, metano, sottoposti per lungo tempo, pensate che noi adesso questi esperimenti li possiamo fare per settimane o mesi, ma stiamo parlando di periodi di almeno mezzo miliardo di anni di incubazione di queste sostanze, a poco generarono appunto aminoacidi, che sono i mattoncini che vanno a creare poi le proteine, cioè la struttura portante degli esseri viventi. Queste proteine, che poi con l'acqua diventarono coacervati, gli aminoacidi, e quindi costituirono una massa, il cosiddetto brodo primordiale, no? Tanto famoso per
certi umoristi, come questo brodo primordiale costituì, diciamo, l'elemento base della vita. Poi cosa successe? Che ci fu una specie di simbiosi e si selezionarono prima un acido ribonucleico, l'RNA, e poi un altro, il desossiribonucleico, cioè il DNA, che sono delle catene poi svelate in struttura spiraloide negli anni 50, che contenenti praticamente delle sostanze chimiche che fungevano da codice di concatenamento di questi aminoacidi di cui parlavamo prima. Cioè questi mattoncini venivano montati uno assieme all'altro, e uno in combinazione con l'altro, secondo una precisa sequenza determinata dal DNA e dall'RNA, queste sostanze che si trovarono fino dagli albori della vita. Cioè quegli esseri viventi che, anzi si può dire, quelle sostanze che riuscirono a far proprie, inglobandole, questi aminoacidi, questi acidi, eccetera, ebbero un vantaggio sulle sostanze inerti perché riuscirono a riprodursi, cioè a innescare un meccanismo di coppia, di modo che da una molecola se ne producevano due, da due, quattro e così via. E iniziò una competizione, cioè quelle che erano più efficaci nel raccogliere questi pezzi di brodo sparso riuscirono a essere più efficienti e più numerose, a surclassare proprio come numero quelle sequenze meno efficaci. Si innescò, cioè, una prima competizione tra sostanze che provocò l'avanzamento di alcune forme rispetto ad altre. E dopo questo scambio che ci fu all'inizio, a poco si delinearono i vari filoni, cioè la riproduzione di alcuni di questi di queste combinazioni diventavano più efficaci di altri e invadevano l'ambiente. Stiamo parlando di ambienti marini, ambienti di acqua, insomma. E quelli che riuscivano in maniera più efficace, che praticamente riuscivano a organizzare e a produrre degli organelli, delle sottostrutture, o perché simbioticamente si aggiungevano l'una all'altra, o perché li producevano in proprio, come i mitocondri per esempio, o altri organelli che producevano più energia in maniera più efficace e si conservavano meglio, si proteggevano con una protezione esterna, oppure conservavano in maniera più protetta il loro DNA in un nucleo per esempio. Ecco, questi avevano più possibilità di sopravvivere, mentre altri erano attaccati da queste sostanze che li distruggevano. Quindi quelli che per esempio potevano muoversi con delle strutture tipo tipo ciglia, che potevano nuotare, andare alla ricerca attiva di altre sostanze nutritive, perché poi c'è da dire che queste proteine eccetera sono dei composti organici, si dicono, ma piuttosto instabili, cioè non hanno la struttura del cristallo che rimane lì milioni di anni senza mutare, sono in continuo divenire, sono poco stabili, per cui necessitano di un continuo rinnovo, da qui la necessità di nutrirsi, oltre che, quindi necessità di nutrirsi, di necessità di riprodursi, in breve tempo le cellule meglio attrezzate hanno più potuto, diciamo così, hanno potuto affermarsi. E poi arriviamo a un altro livello che, oltre alla complessità, cioè per esempio qui vediamo i procarioti, che sono quelli appunto che non hanno nucleo
non hanno un nucleo all'interno della cellula, e gli eucarioti che invece ce l'hanno e che poi si suddivideranno in piante che sono dotate di organuli in grado di prodursi il cibo da sé, i cloroplasti producono il cibo da sé semplicemente utilizzando l'anidride carbonica, l'acqua e come fonte di energia il sole, la luce solare, cioè. Ecco, questi daranno origine a tutte le piante, mentre quelli che non hanno questi organuli, ma hanno un sistema più efficiente di nutrimento, che però necessita di ossigeno, cioè debbono respirare, sono aerobici, questi daranno origine a tutti gli animali. Ecco, naturalmente per respirare ossigeno occorre già che le piante abbiano introdotto dell'ossigeno nell'atmosfera. Per cui, vedete qui, ci hanno messo miliardi di anni gli esseri viventi per sviluppare queste prime fasi. E quindi non parliamo ancora di un sistema nervoso, però incominciamo a parlare già di un sistema di interazione con l'ambiente che risente dei mutamenti dell'ambiente e che cerca di espandersi. Qui vediamo un po' la derivazione appunto dei principali gruppi dei viventi. Vediamo che gli animali sono imparentati coi funghi in senso più stretto, con le piante in senso meno stretto, i protisti che potrebbero essere considerati quegli animali intermedi che abbiamo visto prima, tra gli sono unicellulari però possono avere organuli di vario tipo, poi i procarioti, quelli che non hanno e che tuttora vivono, i batteri, no? Che si sono organizzati in quest'altro modo, hanno fatto diciamo di necessità virtù del numero di riproduzione, hanno conservato il tipo di riproduzione della divisione cellulare semplice e che hanno dato origine poi a tutti gli altri, che prima si sono organizzati diciamo in colonie pluricellulari semplici, come possiamo vedere in questa immagine, con delle ciglia che muovono l'organismo. Poi in esseri, rimanendo alla parte degli animali, in esseri con pochi tessuti, non si sono differenziate queste cellule, sono quasi sempre uguali come le spugne. Le meduse invece è un gruppo dove per la prima volta vediamo delle strutture nervose, cioè delle strutture che interagiscono, che fanno da comunicazione fra le varie parti dell'animale, comunicazione delle informazioni, e che quindi possono anche predare, muoversi più liberamente, meduse, e poi la versione più statica della medusa che sono i coralli, gli anemoni, cioè che sarebbe una medusa che si va a fermare su una base solida e rimane ferma lì, sono parenti stretti. Qua c'è una grossa classificazione di questi animali, dove vediamo che noi vertebrati, anfibi, uccelli, rettili, siamo il gruppo dei vertebrati, siamo imparentati con gli echinodermi, cioè le stelle di mare, i ricci di mare, eccetera, perché abbiamo un tratto di evoluzione parallelo a quello invece del gruppo degli artropodi, cioè ragni, insetti, crostacei, anellidi, cioè i lombrichi, le sanguisughe, eccetera, e i molluschi. Cioè, che differenza grosso modo c'è? Che ad un certo punto nell'origine, cioè nello sviluppo del... dobbiamo fare una premessa, cioè tutti gli esseri viventi, anche quelli pluricellulari, hanno una storia personale, potremmo dire, che origina da una cellula fecondata che si divide e poi si differenzia per dar poi origine all'individuo, un individuo umano, di una farfalla, ha uno sviluppo che parte sempre da una cellula singola.
che in qualche modo in questo percorso di sviluppo individuale grosso modo ripercorre le tappe dell'evoluzione dei propri antenati, perché l'evoluzione dai propri antenati che cos'è? È una mutazione che si conserva, un accumulo di mutazioni dello sviluppo individuale che si accumulano nel tempo, che si accumulano e si trasmettono, per cui diciamo i nostri antenati, mettiamo pesci a una certa fase, ad un certo punto subiscono una mutazione che trasmettono ai discendenti, però questa mutazione avviene su una mutazione precedente, su per esempio una forma di tipo invertebrato. Poi questa mutazione che ha trasformato alcuni anfibi in rettili viene conservata e ne subisce un'altra. Per cui nello sviluppo, per esempio la crescita del pelo nei mammiferi, per cui nello sviluppo che noi vediamo in ogni individuo, si ripercorre, anche se in certe fasi con delle accelerazioni, dei salti, ma grosso modo ripete l'embriologia, ci insegna l'osservazione degli embrioni nel loro sviluppo in parallelo tra uomo e qualsiasi vivente, ripete grosso modo l'evoluzione della propria specie nella storia geologica. La storia degli antenati viene riassunta nella storia dell'individuo dal suo concepimento a quando nasce, quando cresce e si sviluppa. Quindi ad un certo punto di questo sviluppo della cellula è più o meno comune, le fasi sono più o meno comuni per certi animali, tanto più sono imparentati, tanto più il tratto e lo sviluppo embrionale è simile, è comune. Tanto più sono distanti, tanto più come parentela e quindi come origine all'indietro nel tempo, tanto più sono diversi. Per esempio, qui partendo dagli animali pluricellulari, vediamo qua una medusa, no? Abbiamo detto che ha un sistema nervoso abbastanza rozzo, semplice. Questo negli altri ha una simmetria radiale, cioè il suo aggregato di cellule prima di nascere, dell'uovo fecondato, quando si riproduce e si sviluppa ogni individuo, c'è un rigonfiamento, vediamo qua se c'è meglio, ecco, questa è una fase di due tipi di sviluppo, i deuterostomi e i protostomi. Cosa significa? Che c'è un... avete visto prima quella sfera pluricellulare, no? Ad un certo punto c'è una fase del genere che attraversano tutti i viventi man mano che dall'ovulo fecondato si riproduce, si divide in due, poi si riproduce ancora. C'è una forma sferica che poi diventa cava e poi come un pallone di calcio sgonfio si infossa. Vedete qui che hanno due strutture diverse certi animali dalle altre. In uno si costituisce l'infossatura praticamente del canale digerente, no? Solo che una parte da quello che poi diventerà l'ano, e siamo noi, e l'altra gli deuterostomi, cioè scusate, sono i protostomi. Dunque, mesoderma, sì. E l'altra invece diventa la bocca, quindi i deuterostomi e i protostomi. I protostomi sono i vermi e gli artropodi, cioè granchi, insetti, eccetera. Loro sono rovesciati rispetto a noi per quel che riguarda le strutture essenziali. Noi abbiamo il tubo digerente noi ci possiamo identificare con questo pesce, nel senso che siamo tutti vertebrati, abbiamo la stessa struttura del pesce. Abbiamo il sistema nervoso dorsale, cioè nella colonna vertebrale, e il sistema circolatorio ventrale rispetto al tubo digerente, cioè il cuore davanti al tubo digerente. Loro sono strutturati esattamente a rovescio.
hanno il sistema circolatorio, il cuore, eccetera, nella parte dorsale, e nella parte invece il sistema nervoso è ventrale nella loro struttura. Qui c'è l'evoluzione dei pesci, da forme cordate a quello che dicevo un po' prima, praticamente l'anfiosso non ha testa, poi ci sono i cranioti che non hanno però ancora la mascella, insomma, hanno la bocca fissa, e quindi i primi pesci fossili che sono stati trovati, dei primi pesci, sono cosiddetti agnati, cioè senza mandibola. Questa struttura si origina attraverso certi archi branchiali, queste ossa che reggono le branchie. In certi pesci primordiali si sono evoluti, le ultime ossa branchiali si sono evolute, vedete in questa figura intermedia, in mandibola. Quindi la possibilità poi con i denti di inseguire la preda, di procurarsi il cibo in maniera più efficace dei pesci che erano corazzati, quelli originari. Ecco, alcuni di questi pesci hanno avuto una variazione della struttura degli arti e sono diventati con delle pinne pari a delle ossa, per cui le pinne ventrali anteriori, numero di due, una per lato, hanno costituito una successione di ossa particolari che erano idonee ad attraversare, a spingere fuori dall'acqua e quindi a superare la forza di gravità molto pesante sulla terraferma per sfuggire a predatori, per attraversare zone che si stavano seccando, pozze di marea, pozze varie. Hanno sviluppato queste ossa strutturate per poter avanzare senza il sostegno dell'acqua, perché voi sapete la spinta di Archimede nell'acqua, un corpo immerso in un liquido, eccetera, eccetera. In acqua è facile avanzare per un pesce e stare sospeso. Quando un pesce deve attraversare fuori dall'acqua diventa molto più pesante, non ha più la spinta dell'acqua da sotto, e quindi deve far forza. Quindi le pinne che erano strutturate sufficientemente bene per poter effettuare questo avevano un vantaggio, tant'è vero che si sono conservate in questa struttura dove c'è un omero, una tibia e un perone, li vedete in giallo nell'uomo e nei pesci che hanno tentato questa scalata, questa fuoriuscita dall'acqua, imparentati più o meno tra loro, in modo che noi possiamo considerarci più affini come parenti a questi pesci che hanno queste pinne colorate, artificialmente per illustrarle, siamo più parenti loro che non questi pesci con gli altri pesci. E qui c'è la stessa illustrazione che esprime questo concetto. Degli anfibi abbiamo detto qualcosa prima. Allora, quello che abbiamo detto come descrizione di questa fase dell'evoluzione ha delle conseguenze naturalmente sul sistema nervoso. Cioè il sistema nervoso che abbiamo visto si svilupperà nei primi pesci in un certo modo, piano piano avrà uno sviluppo tale per cui ci sarà la necessità, diciamo, per la sopravvivenza di quel tipo di specie, di una centralizzazione anteriore di questo animale allungato, che appunto sono i pesci senza mandibole, per poter avere degli organi di senso che individuino le fonti di nutrizione, per esempio l'olfatto, che è un senso che nasce nell'acqua e che è un corrispettivo del nostro cervello. In questi pesci l'olfatto diventa fondamentale per individuare le fonti di cibo, quindi il gusto per individuarle ancora. Questi sono i cosiddetti sensi
chimici, funzionano in base alle molecole, alla costituzione delle molecole, il riconoscimento di certe sostanze o meno, molecole che percepiamo nell'ambiente, nell'acqua, cioè i nostri antenati pesci percepivano nell'acqua. Quindi i sensi chimici, ma poi ci sono il senso della vista. Fin dalle prime agglomerati di cellule, poter avere delle cellule che fossero sensibili alla luce poteva far sì che ci fosse il riconoscimento di un'ombra di un possibile predatore da cui scappare, oppure l'ombra che arrivava di una possibile fonte di cibo. Il giorno e la notte, la capacità quindi di avere il senso del tempo, il giorno e la notte, oppure l'ombra di un rifugio, di un nascondiglio. Ecco, il vantaggio che dava avere delle cellule sensibili e la possibilità di far sì che queste informazioni arrivassero al sistema motorio, cioè se vedo un'ombra che mi si avvicina devo scappare, quindi devo mettere in atto determinati comportamenti, o al contrario, se è piccola devo andargli incontro perché potrei aver trovato il pasto per la giornata. Ecco, questa necessità di coordinare un organo di senso con l'apparato locomotore, apparato di movimento, era mediato appunto da un sistema nervoso. E appunto prima abbiamo visto, prima dicevamo gli organi di senso chimici, poi l'organo di senso della vista. Questa conquista della vista più nel tempo evolutasi più volte, si è tramandata a quasi tutti gli esseri viventi, noi compresi. E adesso io darei la parola, anche se mi sono dilungato molto, ma questa era una fase un po' difficile da saltare, per cui gli organi di senso, intanto quanti sono, quali sono? Noi diciamo sempre i soliti cinque sensi. Sì, no. Nando, sì, dicevi, in effetti quello che fa il sistema nervoso è proprio quello, cioè la reazione con l'ambiente, che sia motoria o... non serve. Motora più o meno riflessa, cioè dicevi le meduse, per esempio, hanno un sistema nervoso che è fatto a rete, come si dice. Semplicemente danno delle risposte motorie che sono indipendenti da dove gli arriva lo stimolo, cioè a prescindere di dove toccate la medusa, lei tende a cambiare posizione, a cercare di muoversi in modo diverso, ma non cambia dal punto in cui la toccate, non ha un'idea la medusa di in quale zona è stata toccata. Per arrivare a livelli di, diciamo, di, come li chiamiamo, di discriminazione sensoriale, cioè di fini come i nostri, non basta avere un sistema nervoso così distribuito. Infatti, come dicevi, si è passati dai cordati, che sostanzialmente hanno un sistema nervoso distribuito lungo una corda, quindi una specie, sarebbe il nostro midollo spinale. Preciso, i precordati, nel senso che i cordati siamo anche noi, cioè sì. Nel senso quelli che avevano la corda e basta, senza scheletro, senza... Però anche lì, logicamente, la risposta rimane localizzata, quindi quello che succede in una zona, diciamo, vicino a quella parte di questa corda, dà reazione a quella parte lì, cioè serve in qualche modo un nucleo centrale, una stazione centrale, una specie di base centrale che poi gestisca tutto il resto, e quindi si forma, diciamo, il cerebro, nel nostro caso il cervello, che è il centro di tutto il sistema nervoso. Perché in effetti il sistema nervoso centrale non è solo il cervello, è il cervello, il midollo spinale e in realtà anche la retina, che fa parte del sistema nervoso. Parlavi di vista, noi in effetti da esseri umani è scontato, credo sappiamo tutti, il senso che, diciamo, su cui l'evoluzione ha puntato di più è la vista, che ha parecchi vantaggi rispetto agli altri sensi, perché noi possiamo vedere molto distante rispetto ad altri
è precisa dal punto di vista spaziale. Quando noi vediamo un oggetto a una certa distanza, in una certa posizione, possiamo essere abbastanza sicuri che sia lì. Rispetto per esempio all'udito, chiudete gli occhi, sentite che qualcuno vi parla da una certa posizione, potete avere un'idea di quale sia la direzione, ma non è preciso come la vista. In noi la vista in effetti impegna almeno un terzo del cervello, diciamo, impegnato a elaborare le informazioni visive. Vi dico elaborare le informazioni visive perché l'evoluzione degli occhi e della vista non finisce con gli occhi, anzi il problema fondamentale è che l'immagine che arriva agli occhi non è proprio una fotografia, ecco, cioè gli occhi e la vista non servono per come una fotocamera a fare una scena di quello che abbiamo davanti. In realtà serve per sopravvivere. E già dalla retina, sì, basta parlare anche solo della retina. L'immagine che arriva sulla retina è più deformata di quello che potete immaginare. Allora, intanto la retina è concava, quindi noi abbiamo un'informazione in tre dimensioni, il mondo esterno, e arriva sulla retina che è in due dimensioni, quindi si appiattisce in qualche modo, sparisce la prospettiva, non c'è un senso di profondità, e in più va a imprimersi su una superficie che è concava, quindi viene deformata in qualche modo. In più l'immagine che passa attraverso l'occhio passa attraverso una lente che si chiama cristallino, che è quella che si muove per mettere a fuoco vicino o lontano, che la inverte, quindi l'immagine che cade sulla retina è anche al contrario. Se non bastasse che la retina ha un punto cieco, che nessuno di voi credo abbia mai esperito, ma in realtà il punto in cui il nervo ottico, che è il nervo che dagli occhi manda le informazioni al cervello, non ha recettori, lì è cieco, lì non si vede niente. Ci sono modi per vederlo, ma abbastanza semplice: se girate su internet basta una croce in cui fissate lo sguardo con un occhio chiuso, a una certa distanza, a un certo puntino dovrebbe scomparire, perché cade nel punto cieco. Ma nessuno di voi esperisce mai questo in situazioni di normalità. Io una volta stavo per fare un incidente. Ma non è per quello. Per il punto cieco. L'incidente probabilmente era per il punto cieco, nel senso che non vedi qua, a una certa eccentricità non si vede più. Ma è dentro, cioè se voi fissate dritto un punto è poco più sulla destra o dell'altro occhio è poco più sulla sinistra, una spanna, non di più, ma nessuno di voi si accorge di questo, eppure c'è un buco, è un buco. Cosa c'è di altro? Il naso è in mezzo al vostro campo visivo, ma non credo che voi vediate il vostro naso. Se volete vedere il vostro naso dovete fissarlo e incrociare un po' gli occhi. Se incrociate un po' gli occhi dovreste iniziare a vedere il naso. Come mai non lo vedete? Adesso ci arrivo anche a quello. Perché un altro problema c'è, che la vista come ce la immaginiamo noi, cioè come noi leggiamo, no? Cioè, quindi bella precisa, è giusto in un piccolo punto che sono a circa 2-3 gradi visivi, 4 diciamo massimo, cioè è un tondino così ed è dove state guardando, fissando. Tutto il resto vedete molto peggio, anche se non vi sembra, ok? Esempio molto facile: se dovete leggere, vi assicuro che riconoscere delle lettere in fovea, come si suol dire, cioè nel punto dove state fissando, rispetto anche solo a 4-5 cm più a destra o più a sinistra, cambia totalmente. Non a caso mentre si legge gli occhi si muovono molto velocemente, perché sostanzialmente gli occhi si muovono per portare gli oggetti di interesse al centro della retina, dove c'è questo punto che si chiama fovea, che è quello con la risoluzione diciamo migliore di tutte. Infatti ci sono un sacco di, se andate su internet trovate un sacco di gente che si chiede qual è la risoluzione, se fosse una fotocamera della retina è difficile da calcolare, perché nella fovea, cioè in questo punto, è altissima, è molto superiore alla maggior parte delle fotocamere. In tutto il resto si perde, molto bassa in realtà. La parte diciamo più periferiche delle retine degli occhi sono sensibili più che altro al movimento. Perché tutto questo?
perché in realtà non, vi dicevo, non finisce lì la vista, il più del lavoro non lo fa l'occhio e lo fa il cervello a cercare di interpretare questi segnali che gli arrivano, che sono quindi degradati, sono invertiti, non sono... incompleti. Sono molto incompleti, ma perché l'obiettivo del sistema nervoso non è quello, ripeto, di fare una bella immagine, fare una foto da mettere su un social, cioè semplicemente ci serve individuare i predatori, individuare le fonti di cibo, cioè dobbiamo individuare delle forme, delle cose che abbiano un senso per quello che dobbiamo, per il fatto che noi dobbiamo sopravvivere. E questo lavoro lo fa il cervello, mentre noi non ce ne accorgiamo. Noi siamo qua e nessuno di voi si deve spremere o impegnare per riuscire a vedere. Dall'altra parte non potete neanche vedere gli errori. Ecco, vi dicevo, per esempio, il punto cieco, per quanto voi vi impegnate, non potete vederlo. O trovate il trucco, cioè chiudete un occhio e quindi fate in modo che... No, perché non lo vedete il punto cieco? Perché i due occhi, le due immagini dei due occhi vengono sovrapposte e i buchi vengono completati con quello che più o meno si aspetta che ci sia il cervello. Se lì vicino c'era parte di una sedia, completa con quella parte lì, perché è consuetudine che solitamente non ci siano dei buchi spazio-temporali che dal nulla c'è un buco. Si affida delle consuetudini. Nei primi anni di vita il bambino impara a vedere. Non è che appena esce fuori il bambino dalla pancia, il neonato vede come noi, assolutamente no. Il fatto che veda un palmo dal naso i primi giorni di vita, questo è famoso, si sa abbastanza, ma è molto più grosso, è molto più grande il livello di apprendimento che deve avere un bambino, cioè deve proprio imparare a vedere, imparare le regole. C'è un esperimento famoso, per esempio, questo è vista e udito assieme, sui gatti, è consuetudine che io schiocco le dita, l'immagine dello schioccare le dita con il suono è contemporaneo, è una consuetudine della natura. Ho preso dei gatti, li hanno appena nati e li hanno abituati in queste stanze buie a luci che comparivano in zone diverse da dove compariva un suono, cioè contemporaneo luce e suono, ma in posizioni spaziali diverse. I gatti imparavano a girarsi se sentivano un suono nella direzione in cui solitamente usciva il suono, cioè l'apparato sensoriale, il nostro apparato sensoriale si allena al mondo che ha di fronte. Un altro esempio, le ombre. Noi, il nostro apparato percettivo visivo ha imparato che c'è un sole che di solito è sulla testa, non è sotto. Falle vedere queste immagini. Ok? E ripeto, sono effetti che nelle illusioni ottiche voi trovate continuamente, che solitamente... Qual è? Ah, scusa. Vieni qua, fai tu. Allora. Fa vedere anche quello della visione del dove sei? Dell'occhio. Perché video? Vuoi venire qui? Aspetta. No. Scusatemi. Dove l'ho messo? Qua un po' di tutto. Nando. No. Ah, no. C'è più. L'hai per caso copiato qua sopra, no? No. Forse non è in quella... La recupero. Comunque, mi ripassi la chiavetta. Sì. Vi dicevo, quindi sostanzialmente la percezione non è una semplice registrazione del mondo esterno. Io vi sto parlando solo della visione, ma la stessa cosa vale per vista, udito e tutti gli altri sensi. Più che altro è una ricostruzione che serve alla sopravvivenza. Quindi io dico sempre a tutti, non fidatevi di tutto tranne che della vostra mente. Nel senso, la vostra mente è uno strumento che si è plasmato con l'evoluzione. Non siamo macchine perfette, siamo macchine fatte per sopravvivere in un certo ambiente, per fare certe determinate, diciamo, cose, azioni.
scoppiato, scusatemi, ma quindi io adesso vi farei vedere qualche anche solo qualche le illusioni ottiche, vi dicevo, quelle che di solito fanno divertire perché sembrano quasi gli errori della mente, in realtà non è che sono gli errori della mente. Le illusioni ottiche sono delle situazioni in cui possiamo capire la mente come agisce su quello che noi pensiamo che sia la realtà, ma che in realtà è solo una ricostruzione di quella che è la realtà. Non so se può dar l'idea, ma vedendo forse è meglio. Okay. Sinando, prima mi chiedevi quanti sono i sensi, no? I sensi solitamente vista, udito, i soliti cinque: gusto, olfatto, tatto. Tatto. Ma in realtà, almeno noi esseri umani, ne abbiamo parecchi altri. Per esempio c'è la propriocezione, non so se ne avete mai sentito parlare. Se voi tenete gli occhi chiusi, avete idea di dove sono i vostri arti? Cioè, ci sono dei recettori, dei meccanocettori, dei recettori dentro i muscoli, che inviano al cervello delle informazioni su dove sono, più o meno. È un po' grezza come senso. È il senso dell'interno del nostro... dei non nostri sono perché movimenti. Dei movimenti, perché per esempio c'è anche l'enterocezione. L'enterocezione, per esempio, è il senso che avete dei vostri organi interni, lo stomaco, l'intestino, avete delle sensazioni, non è tatto quello. Il tatto è legato alla pressione. Però c'è per esempio il calore, la sensazione calorifera, c'è il dolore, c'è il prurito, il solletico, propriocezione, più o meno sono questi. L'equilibrio, il senso dell'equilibrio. Ognuno di questi sensi ha dei sensori diversi e certi hanno zone in comune del cervello, certi hanno vie che se le spartiscono. Per esempio il dolore è un caso particolare, la sensazione del dolore è grezzissima, cioè la vista è molto fine, il dolore fa... cioè non c'è bisogno neanche di spiegarlo, ma il dolore è un senso grezzo, nel senso che non è preciso. Classico è l'infarto, quando uno ha l'infarto ha dolore alla spalla, al braccio sinistro. Perché? Perché non c'è bisogno, l'evoluzione non ha dovuto inventarsi, perché inventarsi un sistema per avvisare del dolore che sia preciso? Cioè il dolore deve solo avvisarti che qualcosa non va bene più o meno lì, cioè deve attivarti, attirare la tua attenzione su qualcosa che non sta andando bene, deve essere una cosa che sia pregnante, che ti smuova, non che sia precisa. Ma infatti il dolore, oltre ad essere grezzo, perché dal punto di vista spaziale spesso lo si può confondere, ma lo si confonde non perché il cervello lo lega male, ma perché abbiamo anche pochi recettori, fatto apposta così. Addirittura ha delle vie nervose che sono lente e in più sono vicine a quelle del tatto. Quindi spesso può succedere che se il tatto ha la precedenza perché sta inviando delle informazioni che sono più importanti, il dolore venga meno. Il classico è stringersi il dito. Se voi stringete intorno a una ferita sentite meno il dolore. C'è questo meccanismo per cui il dolore è così poco importante, diciamo, che è una via un po' secondaria, e che l'importanza del dolore qual è? Semplicemente di richiamare l'attenzione, punto. Quello della vista invece è di individuare cose particolari. No, allora... cosa c'è di strano? Arrigo. Io ce l'ho messo, sono combinato. No. Non è che si chiama vetro. No. Non so com'è possibile. Dopo che passo la vita... passare la vita su queste cose, cadere così. E vabbè. Se vuoi c'è quello che mi avevi mandato l'altra volta. No, ma cioè, non capisco, è possibile che non me lo sovrascrivi.
non so, l'ho fatto, non mi ricordo già come l'ho chiamato, ma è le direzioni. Allora, sì, anche quello puoi far vedere. Allora, le ombre. Le ombre è questo. Adesso, se guardate questa immagine, sicuramente tutti voi individuate che i pallini, quelli di sinistra, cioè come un pallino che viene in fuori, mentre quelli di destra sono in dentro, cioè concavo e convesso. In realtà è solo un gioco di chiaroscuro, ok? Va dal bianco al nero, c'è una scala di grigio, che in quelle di sinistra va dal bianco al nero dall'alto in basso, in quelle di destra va dal basso all'alto. Che succede? Il concavo, se c'è il sole dall'alto, dovrebbe venire qua illuminato e l'ombra di sotto. Ok? Quindi se io vi faccio, se faccio questo disegno fatto in questa maniera... Il convesso. Cioè la luce dell'altro che lo illumina e quindi ha la parte alta okay, chiara. Convesso. L'ombra è sotto. Quindi una qualità è il contrario. Se io creo un'immagine del genere, il vostro cervello automaticamente ve la fa vedere come se fosse in fuori. Non è in fuori, non c'è niente in fuori, è in due dimensioni. E voi non potete evitare di non vederla in fuori, non c'è modo. È una cosa automatica che fa il vostro cervello e non ci potete fare niente. È abituato così e la interpreta in questa maniera. La prova, cioè la controprova è che se io questa immagine la ruoto semplicemente sparisce completamente questo effetto di bombatura in fuori e in dentro. È la stessa immagine solo ruotata. Questo è perché il sistema percettivo nei primi anni di vita si è abituato a vedere tutti gli oggetti sempre illuminati sostanzialmente dall'alto in basso. Direi di più che dai primi anni di vita. È proprio una struttura innata, tant'è vero che la condividiamo con altri animali, cioè dopo l'esperienza influisce, anche quella rafforza. Però avete presente le antilopi, i leoni, tutti i grossi mammiferi? Avete mai notato che hanno sempre la pancia bianca nella loro pelliccia e la parte scura è sopra? Per quale motivo? Ma anche i pesci, hanno molti pesci, o delfini, o animali acquatici, hanno sempre la parte inferiore bianca o chiara, molto chiara, e la parte superiore scura. Perché? In questo modo ingannano, non hanno l'effetto che vedete nel lato dei pallini, diciamo così. Cioè, avendo la parte inferiore bianca, imbroglia quell'effetto scuro che invece un colore neutro darebbe, e lo stesso per la parte superiore, cioè si appiattiscono e si confondono con l'ambiente, e questa è per la strategia di sopravvivenza di un erbivoro o anche di un carnivoro, non farsi vedere, non dare l'effetto di un corpo solido e convesso, ma semplicemente di una cosa piatta che quindi si confonde con il resto dell'ambiente, è un vantaggio per la selezione, è una forma di mimetismo, in grosso modo. E sfruttano questa capacità invece innata, potremmo dire, e poi confermata dall'esperienza, di interpretare un oggetto che ha la parte scura sotto e la parte chiara è come appunto un oggetto tridimensionale o una cavità se è al contrario. La tridimensionalità in effetti non c'è nell'immagine che arriva sulla retina, perché la retina appunto è bidimensionale. È il cervello. Viene ricreato in base a delle regole di consuetudine. Vediamo cosa... Altre cose vi dicevo, cosa serve... Cosa servono i sensi, la vista, cioè per cosa sono fatti? Non sono fatti per fare fotografie, ma noi dobbiamo trovare delle forme, dei pattern, come diciamo spesso fra di noi, delle configurazioni che abbiano un senso per la nostra sopravvivenza, ok? Quindi dobbiamo trovare per esempio un frutto, dobbiamo riconoscere il frutto a prescindere di come sia girato, del colore che abbia, perché magari è buio e nel buio in effetti
non dovrebbe avere lo stesso colore, perché con meno illuminazione noi dovremmo vederlo di un altro colore. La forma, perché magari è dentro in mezzo all'erba, o è girato da una parte in cui non sono abituato a vederlo. Io il frutto lo devo riconoscere, perché sennò non lo trovo, non lo mangio e muoio. Quindi noi vediamo forme ovunque. Questi sono classici, per esempio quello del triangolo di Canizza, sostanzialmente voi vedete un triangolo anche se non c'è. È un triangolo formato da altre forme, cioè, però voi il triangolo lo percepite. Sotto ancora più interessante è che si vede una sfera, addirittura c'è un'idea di tridimensionalità. Nel vuoto non c'è nulla. E che il sistema percettivo si è abituato a cercare forme da tutte le parti. Un classico esempio sono le pareidolie. Pareidolie sostanzialmente è il fatto di vedere, per esempio, le facce ovunque. Vediamo forme tipo gli animali fra le nuvole, vediamo facce nella roba da mangiare, il volto su Marte, c'è famoso un cratere che c'è un volto e quindi gli si dà un significato. Semplicemente è il nostro apparato percettivo che è abituato a riconoscere, per esempio, le facce, perché sono importanti e quindi le nota spesso anche dove non ci sono. Lì c'è un esperimento anche fatto con dei pesciolini in cui si immerge nell'acqua di fronte al pesciolino una faccia semplicissima fatta da due tipo occhi, due macchie e una bocca e forse il naso, non lo so, e il pesciolino scappa via subito. Cosa diversa che se invece gli mette una forma strutturata in un'altra maniera. Spesso basta perché invertire le posizioni degli stessi. Ma questo è un istinto, esatto, questo è un istinto antichissimo, perché come abbiamo visto, quando si forma il cranio in certi pesci che prima non avevano, quando si forma il cranio, si forma la visione di un predatore. E quindi cioè, un predatore assume le fattezze di due occhi che guardano, una bocca che è un pericolo, eccetera. Oppure per dei predatori si forma l'immagine di un possibile preda. Ecco, il fatto della faccia, del volto, è antico, diciamo 500 milioni di anni. Quindi si è ben strutturato e tramandato questo istinto, questo... E chi studia la psicologia magari non se lo pone mai il problema. No, noi di solito almeno nelle neuroscienze cognitive si parla più che altro del riconoscimento delle facce fra esseri umani e facce di altri esseri umani, ecco, quindi è difficile andare a pescare nel passato, però sicuramente questa cosa delle facce, soprattutto che sono stimoli molto importanti, molto però anche radicato. Dal punto di vista sociale, poi ne parleremo, ecco. Per la cura madre-bambino è importantissimo il viso e il fissarsi negli occhi, le espressioni facciali, per noi è molto importante, però proprio dal punto di vista percettivo è interessante, perché ti dicevo anche oggi, cioè non c'è una per riconoscere qualcosa non c'è un criterio perfetto, cioè se io voglio essere molto conservativo, dico, per me quella è una faccia solo se è fatta proprio in quella maniera. Beh, quelle volte che uno sarà un po' girato da una parte o sarà mezzo coperto, non riconoscerò che è una faccia. Però se io allora sono un po' più largo nel criterio, che succede che ogni tanto vedrò delle facce dove non ci sono. Quindi per esempio il classico lavandino con i pomelli che sembra che abbia la bocca aperta, lo interpreterò come una faccia. La cosa interessante è che in questi ultimi 3-4 anni, non so se avete sentito, stanno andando di moda i software di riconoscimento facciale. Cioè sono dei programmi, degli algoritmi al computer che riconoscono i volti, ma anche le fotocamere, ormai la fotocamera vi dà il quadratino delle facce e cerca di metterle anche a fuoco, perché solitamente sono le cose che interessano più a noi. E c'è sostanzialmente un programmino che è alla fine basato più o meno su come fa anche il nostro cervello, cioè cerca una certa conformazione, cioè cerca qualcosa di sferico legato agli occhi con un qualcosa legato invece più al naso e la bocca. In questo ordine, non per esempio sfera qua, sfera in basso, il naso in alto. È un agglomerato, un pattern particolare di forme. Che succede? Che se voi prendete questi oggetti che a voi vi sembrano facce,
questi software spesso vengono ingannati e trovano anche loro le facce, cioè hanno lo stesso effetto nostro di vedere le facce anche dove non ci sono, queste pareidolie, certamente umane. Ad esempio, ce l'hai fatto o no? È lo stesso. Lo stesso. E, un'altra cosa delle forme, qua, ok, questa è una famosa illusione, se ci fosse qualche bambino potrei capire se è vero quello che dicono sempre. Cosa ci vede? Ingrandiscilo però di più. Cosa vede? Vieni pure. No, lo stesso, dai. Mi serve una mano perché, cioè, sui libri mi dicono sempre una cosa, ma io non mi fido. Cioè, cosa vedi disegnato lì? Una cucina. Sì, e dentro cosa c'è? Un uomo e una donna. Oh, ok. Vedi? Allora di bisogna scendere di più. Sì, allora, aveva tutti, ragione Freud. Ah, tutti vedete un uomo e una donna. Però se facciamo attenzione... Però, cioè, se guardate questi punti... Sono dei delfini, ok. Che saltano, girano. Classicamente in questa illusione, sotto una certa età, i bambini dovrebbero identificare dei delfini, quando di solito gli adulti non li vedono quasi neanche se indicati. Cioè, sì, sì. Io ho messo i puntini perché la prima volta che l'ho fatto vedere mi hanno detto no. Li vedete i delfini? Non vedete i delfini? Aspetta, mi rimetto i puntini, vedete i delfini? Questo è un delfino. Questo è un altro delfino, questo è un altro delfino. Adesso li vedete? Tutto un insieme di delfini, non però non sto dicendo non in che testa. Siete maliziosi, sto solo dicendo che però il cervello cerca di dare un senso alle cose che ha davanti, non scegliendo delle priorità in base al suo repertorio. Certo, quindi il repertorio che è funzionale alla sopravvivenza, riproduzione, e quindi certi messaggi colgono di più il nostro cervello, che non ha, cioè il nostro cervello è più portato ad identificare certi significati che non altri che pure potrebbero essere visti. Vabbè, filosoficamente? Cosa? Aspetta. Finito. No, certo. Vuoi venire qui? Dai. No, no. Ah, la prospettiva. Cioè, la prospettiva. Sì, le cose più sono lontane più ci sembrano piccole, no? Ma secondo determinati criteri, classico binario, no? Che ci sembra normale che le cose in una visuale del genere, il binario più si allontana e più è piccolo e più sono corti i suoi... Ma è un accorciamento che ha una sua proporzione, una sua legge. Però vedete, sono uguali, cioè vi fidate. Il tratto giallo che vediamo in alto e in basso sono uguali in realtà. Sono spessi ma uguali. A noi sembra gigantesco quello alla fine, quello più lontano, diciamo, vicino agli altri binari. E invece piccolo quello in primo piano. Poi più lontano, anche qua. L'idea di appunto, lontano ci dà l'idea che sia lontano. Anzi, probabilmente ci dà l'idea che sia disegnato su un vetro qui. Perché di fronte. Tra l'altro la prospettiva. Il classico è, cioè, come faccio a capire, cioè, il senso della profondità? Cioè, cos'è vicino, cos'è lontano? Come si fa? Allora, entro una trentina di metri, anche prima, abbiamo i due occhi che sono separati e il cervello, anche lì, nei primi anni di vita, capisce che le due immagini che gli arrivano, che quindi sono un po' sfasate, perché se aprite e chiudete un occhio, notate che non è la stessa immagine, un po' sfasata. Calcola la sfasatura e si fa un'idea di quanto è distante. Quindi capisce che a seconda della messa a fuoco, a seconda di quanto gli occhi sono vicini, sì, quando uno mette a fuoco, se una cosa è vicina piuttosto che lontana, gli occhi si muovono verso l'uno verso l'altro, si allontanano, riesce a capire quanto più o meno è distante, quindi se una cosa è più vicina e più lontana. Ma in realtà oltre, ma credo secondo me anche 20, non servono 30 metri, questa cosa non funziona più, perché non dovremmo avere gli occhi molto più distanti gli uni dagli altri. Ah, usa delle regole. Per esempio il fatto che di solito una cosa se copre l'altra è prima. Sono le regole che apprende e le regole che apprende sono così forti che vi creano questa illusione così forte che per quanto le vedete con le linee rosse che sono identiche non potete in nessuna maniera riuscire a non vederle diverse.
sembra un gioco di parole, ma un'altra cosa carina è questa stanza che, cioè, esiste davvero, eh? Cioè, si costruisce, in cui non è un effetto del video, anche non a Cesena recentemente l'hanno fatta, il video lo si fa da un buchino fuori, ora vi faccio vedere com'è fatta la stanza. Anche qua è un gioco di prospettiva, semplicemente c'è un'inclinazione del pavimento in cui non è perfettamente dritto, ma non è troppo inclinata, e si mettono le finestre che sembrano comunque dritte, e quindi quello che fa la vostra mente è ridimensionare quello che è contenuto dentro la stanza, per l'idea che solitamente una stanza dovrebbe avere i muri sempre alti uguali, sia a destra sia a sinistra. Non è facile da creare la stanza, bisogna giocarci un po', però con le giuste proporzioni si riesce a fare un bel effetto. La giustizione del teatro. Sì, questa cosa è... Vai pure avanti. Vabbè, il movimento, anche qua... Anche il movimento è molto importante. Per esempio, sulla sinistra c'è quello che viene chiamato... Sì, più sono tutti movimenti apparenti, perché non si sta muovendo nulla, ok, nelle immagini che vi faccio vedere. A sinistra sostanzialmente ci sono dei pallini che si accendono e si spengono, cioè tutte le insegne, le luci di Natale. Non c'è nessun movimento circolare. Non c'è niente che si muove, semplicemente c'è qualcosa che si accendono, si accende, si spegne, si accende quella dopo, si spegne, si accende quella dopo. Però il nostro cervello interpreta come qualcosa che si muove. Ed ha un senso, perché in genere quando succedono queste cose qui in natura è perché qualche oggetto copre altri e fa un percorso. Quello che succede solitamente in natura. La luce è come se si accende. Cioè, il nostro cervello è tarato in modo tale da interpretare quando succedono queste cose nella natura, ma e non in un ambito artificiale creato da noi. Li interpreta come, probabilisticamente è sempre successo, che c'è qualcosa che si sposta in modo circolare o in questo modo, per cui oscura quello che c'è dietro in maniera successiva, per successioni. Quindi, è importantissimo il senso del movimento, ti dice la balistica di un oggetto che passa, un predatore che si muove, puoi sapere dove va a finire, ne hai calcolato dove andrà a finire, quindi tu che direzione devi andare. E quella a fianco invece è più ferma, perché non si, cioè niente si accende e si spegne, ma se voi muovete lo sguardo fa un po' effetto, un po' mal di mare quasi. Anche qua, se guardate, i pallini hanno una parte bianca, un lunotto, una specie di lunottino che cambia di direzione in maniera graduale. Se voi muovete gli occhi in questa maniera vi dà questo effetto particolare. Questo secondo me è un derivato di quello di prima delle concave e convesso. Sì, sì. Però legato a più che altro al movimento, alla rotazione, perché è qualcosa che ruota, loro ruotano da fermi, però cambiando di posizione, se voi muovete velocemente lo sguardo vi dà l'effetto di qualcosa che si ruota. Se no, molto più semplice. Vi dicevo il colore, vi dicevo la frutta. Io un frutto maturo lo devo riconoscere sia che sia mattina sia che sia sera, perché il colore che cos'è sostanzialmente? La luce colpisce un oggetto, si riflette e mi colpisce l'occhio, ma la luce del giorno rispetto a quella della sera è diversa, quindi dovrei vedere dei colori diversi. Questo sarebbe un problema. In realtà cosa fa il cervello per compensare questa cosa? Questa cosa tende a estrapolare un colore che non è in effetti quello vero, per riuscire a dirci di cosa si tratta. Quindi io la banana la vedo più o meno gialla tutto il giorno, a prescindere dalle condizioni di illuminazione. Questa cosa anche le api ce l'hanno, la costanza, si chiama la costanza del colore. Le api, a prescindere dall'illuminazione, riconoscono sempre quello stesso fiore giallo piuttosto che fiore blu, non a prescindere dalla forma. Hanno fatto gli esperimenti proprio con fiori fittizi fatti di plastica, non si fanno ingannare, anche perché se no ogni volta escono la mattina, vanno in un fiore, escono la sera, si perdono. Cioè, è tutto sempre direzionato al fatto di dover sopravvivere. Quindi perdiamo qualcosa sulla realtà, perché non abbiamo, quindi con tutte queste ricostruzioni, noi non abbiamo
una chiara rappresentazione uno a uno di quello che è il mondo fuori, oggettiva. È tutto un po' inventato. Per esempio, qua se vedete la banda in mezzo vi dovrebbe apparire più chiara verso sinistra, più scura verso destra. È così, credo, per tutti. Se io vi tolgo il contesto intorno, vedete benissimo che è tutto uguale. Vi assicuro che questo l'ho tagliato io. Tra l'altro c'è un po' un punto in mezzo in cui potevo tagliare un po' più dritto, ma nell'errore, vedete, vi potete fidare che non sto barando. Perché in realtà il colore viene... che colore è una cosa? I pittori lo sanno bene questo. Viene calcolato rispetto al contesto che c'è intorno. I pittori lo sanno bene. E sfruttano proprio questo, i contrasti. Nel locale il colore non è lo stesso che vi appare nel globale, nella visione globale. Delacroix diceva: datemi del fango e ve ne farò la pelle di una Venere. Perché anche il grigio può sembrare color pelle se attorno gli metti il colore contrastante che ne esalta la componente, ed è così. Io un pochino dipinto, i colori, ti assicuro, no, che è così. Io quando lo dicevate mi dicevi ovvio, dicevo boh, vabbè, però cioè, vuol dire sostanzialmente che non stai vedendo niente di reale. Poi di reale, i colori cosa hanno di reale? Cioè i colori cosa sono? I colori sono un'esperienza che abbiamo legata al tipo di lunghezza d'onda della luce che colpisce l'occhio, ok? Cioè i colori è una cosa nostra, questo poi è un problema metafisico che lascerò a te, però ricordiamoci bene che i colori esistono come creazione mentale del nostro sistema nervoso, ok? Cioè il colore è la lunghezza, rappresenta, è diverso il colore a seconda della lunghezza d'onda della luce, ok? Cioè non... E anche nella costruzione comunque c'è dell'altra ricostruzione. Un'altra cosa è, vabbè, sempre qua legata alle ombre. A e B sono due quadrati di questa scacchiera e credo che tutti li vediate di colore diverso, no? Cioè uno è scuro e uno è chiaro, vi dico che in realtà sono lo stesso colore. Qual è il problema? C'è il cilindro, c'è un'ombra riflessa e un'ombra allora deve essere più scuro di quello che è. Questo è il ragionamento che fa il cervello quando vi inganna, perché nel momento in cui io tolgo completamente il contesto intorno ai... Assolutamente dello stesso colore. Ok, e la faccio ancora più brutta. Io qua ho preso, basta prendere Photoshop, gli chiedete che colore è col contagocce e lui vi dice il colore, andate su quella dopo e vi dice lo stesso colore. Ok, qua semplicemente ho preso il colore di A e l'ho trascinato fino a B e vi fa questo effetto strano, credo. Ma è talmente forte l'effetto che anche qui sembra sfumato. Sì, sembra quasi che si trasformi, ma quasi con neanche... Cioè, sì, non vedi lo stesso colore lo stesso. No, cioè vi fa questa impressione? Vi fidate che effettivamente... Vai. Sono io a Photoshop solo esclusivamente togliendo e aggiungendo quello. E, tra l'altro, alla base di questo c'è anche un po' tutto quel dibattito che c'è stato su internet, cos'era, lo scorso anno o l'anno prima, sul vestito. Non so se l'avete visto. Facciamo vedere. Vediamo se l'ho messo. Ecco, l'avete visto questo? Cioè, l'hanno dato da tutte le parti, questo vestito. Che colori sono? Il problema è che solitamente, dato che l'esperienza percettiva del mondo è identica più o meno a tutti, cioè tutti esperiamo un mondo con il sole più o meno quei colori, la prospettiva con quelle regole, quindi solitamente le illusioni ottiche le esperiamo tutti uguali, nella stessa maniera. Questo è un caso in cui invece non è così, perché è una figura un po' ambigua. Qua c'è una parte della gente che dice che è bianco e dorato e una parte che dice che è blu e grigio o blu e nero. Azzurro e verde. Non so voi da che parte state. Io vedo bianco, io lo vedo bianco e dorato. Ma vi assicuro che siete tutti contro. Il problema è che questa è ambigua. Ecco, blu, ecco. Allora, la realtà è che questo vestito è blu e nero, ok? La realtà.
Cioè la realtà, nel senso, tolto il vestito, cioè ha rifatto poi il tizio che ha fatto la foto, ha fatto vedere il vestito a cui ha fatto la foto per far capire, perché la gente se ne è detta di ogni tipo dicendo che aveva ragione, ma qua non è un problema di chi ha ragione e chi ha torto, qua è che ogni cervello interpreta questa figura molto ambigua in maniera diversa. L'ambiguità sta nel fatto che ci sono pochi indizi contestuali, per cui il cervello non sa bene che decisione prendere, o almeno per me prende una decisione, per altri ne prende un'altra. Io non la vedo, lo vedo bianco e dorato e sbaglio, infatti. C'è anche una complicazione ulteriore, oltre al problema percettivo, cioè quella della semantica del linguaggio, cioè la semantica dei colori. Cioè, noi chiamiamo... No, questo è un problema quasi filosofico. Aggiunge. No, io vado molto prima. Allora, nella parte destra, cioè l'unica cosa che è fuori dal vestito è questa parte destra, cioè l'unica parte di contesto. Potrebbe essere una parte molto illuminata, cioè l'illuminazione potrebbe arrivare da questa, cioè da questa parte o da questa parte, ed è questo che cambia il tipo di colore che voi percepite. Se il vostro cervello sta interpretando che il vestito è illuminato da dietro o dall'altra parte, il mio cervello probabilmente lo sta interpretando come se la luce è dall'altra parte, questo è in ombra, in realtà questa foto è ultra illuminata, quindi da questa parte il fotografo ha fatto un brutto lavoro e questa parte è over illuminata e quindi appare, io non so come appare perché io non riesco a vederla come la vedete voi blu, non riesco a passare dall'altra combinazione. Tra l'altro c'è una differenza tra quella lì e quello che vediamo nel computer, eh? No dai, io li vedo diversi. Lì è questo molto è un più po' scuro. L'effetto che si sgrana un po' l'immagine con la presentazione. Non è questo, è però se voi avete visto, andate se non l'avete visto, andate su internet, vi assicuro è blu, in realtà non so, per chi lo vede blu buon per loro, io non riesco a vedere l'altra combinazione, però il fatto di vederlo bianco e dorato è dato dal fatto che il mio cervello ha interpretato che la luce proviene dall'altra parte, quindi il vestito come lo vedo io è in ombra e quindi lui mi fa vedere quel tipo di colore. Chi lo vede blu è invece perché il suo cervello in maniera invece più verosimile ha interpretato che la luce è da questa parte e sta illuminando il vestito. In realtà io altri casi così non l'avevo mai visti, infatti quando l'ho visto un sacco di gente mi faceva domande, io ero completamente nel panico, ma cos'è questa roba qua? Perché solitamente le illusioni le si vede tutti nella stessa maniera, anche se in realtà sono 2 o 3 anni che stanno uscendo qualche articolo, le prime evidenze in cui da una cultura all'altra, per esempio tra gli occidentali e gli orientali, ci sono delle differenze anche nella percezione, che uno non si immaginava perché non è che da loro la natura si comporta in maniera diversa, però ci sono piccole differenze, quindi forse a un'analisi un po' più approfondita riusciremo a trovare differenze simili a queste, per ora è un po' il caso, diciamo. Vabbè, questo... Dove è andato Nando? Ci ha abbandonato. Non so se vi ho un po' convinto di quanto poco i sensi hanno a che fare con la vostra realtà, non per dire che si inventa tutto, però se ci pensate, quando voi dormite, a un certo punto iniziate a sognare, cioè, quindi vuol dire che il vostro cervello è in grado di percepire una realtà senza gli organi di senso, cioè indipendentemente da fuori, in qualche modo è in grado di creare una realtà, un mondo completo, un mondo visivo, uditivo, gustativo, tutti i sensi, anche quelli del corpo, anche in assenza di qualcosa di esterno, ecco. Quindi ha l'abilità di creare e lo fa costantemente. Io non voglio esagerare, io di solito invece lo faccio, esagero dicendo che la percezione è come una costante allucinazione, abbastanza veritiera, funziona, finché funziona va bene così, però fidarsi dei sensi come se fosse effettivamente la verità, cioè un rapporto 1-1 è tutto fuorché vero, ecco. Direi che... Non lo so, dipende perché vedo che sono le 5:15, perché io potrei parlarvi anche qualcosa di più, per esempio nei pazienti, sono dei pazienti con lesioni cerebrali in cui si possono notare come quanto il cervello lavora dietro alle immagini visive, perché perdono
delle abilità che voi date per scontato. Per esempio, non lo so, io il mouse lo riconoscete in tutte le posizioni, cioè non è che se io da un certo lato ve lo faccio vedere voi non lo riconoscete più, perché in qualche modo il vostro sistema percettivo è in grado di creare come una rappresentazione di tre dimensioni, è invariante per posizione, in qualunque posizione glielo faccia vedere l'oggetto voi lo riconoscete sempre, è come se riuscisse a ricostruire il resto, ha l'idea di cos'è un mouse, l'ha già visto, l'ha immagazzinato, e anche l'idea di come si può ruotarlo e come potrebbe essere ruotato. Ci sono dei pazienti che dopo certi tipi di lesioni cerebrali non sono più in grado di far questo, quindi se voi gli fate vedere un oggetto nella sua forma più prototipica, cioè quella che più classicamente la si vede durante la vita. Stereotipata. Sì, prototipica proprio. Cioè, spesso è o quella frontale o quella di lato. Per esempio, quelle più difficili sono quelle aeree di visione, perché in effetti, tranne quando voi un oggetto lo dovete prendere da per terra, non ci sono altre occasioni in cui usate quel tipo di... vedete quel tipo di immagine. Ecco, ci sono dei test apposta che si fanno per vedere se hanno questo tipo di patologie, che si chiamano agnosie visive, senza riconoscenza, credo, sì. Derivi, e in cui per esempio non sono in grado di riconoscere più particolari oggetti o categorie di oggetti o tutti gli oggetti se non gli sono presentati in posizione, diciamo, prototipica classica. Nel test per esempio ci sono le caffettiere, la caffettiera dall'alto è difficilissima per un paziente di questo tipo, immaginate dall'alto la caffettiera. Oppure per esempio non riescono, vi dicevo, le forme, cioè questa ossessione che ha il sistema percettivo di estrarre forme. Se voi mettete, cioè il test delle figure sovrapposte, mettete, ci sono delle figure una sopra l'altra, non riescono a distinguerle, perché ce l'ha l'immagine, una figura sovrapposta. Ok, voi qua non avete nessuna difficoltà a dire che c'è una matita e un mouse, e che in realtà il contorno è dell'immagine, cioè, stampata come dovrebbe riconoscerlo un computer senza nessun software di riconoscimento di oggetti o qualcosa. Se seguite il contorno, ha un contorno che non si ritrova solitamente. Bisogna in qualche modo staccare le due immagini, dare un senso alla forma di una dell'altra, però questo processo qua non è automatico, non è scontato, è una cosa che il cervello fa attivamente. Solitamente anche solo quando c'è una forma, il classico è staccare la forma dallo sfondo. Cioè, voi in una figura anche ambientale molto fitta di natura, l'animale presente dentro l'altro subito esce fuori, quasi buca lo schermo, non so se rende l'idea. Questa è una cosa che fa il sistema percettivo subito, delinea i contorni, cerca di capire i contorni e dai contorni cerca di staccare le forme che hanno più senso. E i pazienti che hanno difficoltà per una lesione cerebrale possono andare incontro a una difficoltà quando le forme non sono ben separate ma sono un po' sovrapposte. L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello è un livello ancora più alto, perché l'analisi visiva del cervello è di tipo gerarchico, cioè si passa da punto per punto, cioè dalla retina, pensate la retina come se fosse un foglio, punto per punto, che ci sono i vari, come se si delineasse una figura in effetti. Arriva al cervello, il cervello prima ne delinea diciamo dei contorni, stacca i contorni, poi i contorni cerca di assegnargli una forma, la forma viene in qualche modo, si cerca di capire se questa forma appartiene a c'entra con forme che abbiamo già visto e se per esempio le forme che abbiamo già visto ruotandole sono effettivamente combaciano con quella forma. Però logicamente prima devo delineare, diciamo, i contorni, non posso arrivare subito a riconoscere un oggetto, prima devo riuscire a staccare l'oggetto, isolarlo. Questi sono tutti processi che fa la mente e processi che nei software, quelli moderni di riconoscimento, vengono implementati perché funzionano molto bene. E l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello è questo signore, non so se l'avete mai letto, è un libro di Oliver Sacks, è un neurologo, è mancato qualche anno fa. Ci sono varie,
varie storie di pazienti neurologici che lui aveva, una delle quali è quella che ha dato il titolo al libro, in cui questo paziente si alza e invece di andare a prendere il cappello che era a posto, aveva il cappello su, come si chiama? Un attaccapanni, si gira verso la moglie e cerca di tirare come se fosse un cappello. Lì manca il riconoscimento semantico. Dipende, lì bisogna vedere, perché lui quindi ha scambiato forse per la forma comunque, la stessa altezza, questa forma fatta così, ha confuso l'attaccapanni col cappello con la moglie con i capelli, la sua chioma forse, cercando di tirarla, ok, ma sono cose che possono succedere, ecco, cioè i pazienti di questo tipo sono rari, però ci sono, ma sono rari non perché è strana questo tipo di patologia, ma perché più che altro la natura, quando fa una lesione cerebrale, non è che la fa puntata per farci vedere un effetto particolare, la fa in maniera anatomica, e quindi spesso non notiamo certe sindromi non si notano perché è difficile che il cervello si lesioni solo in quella parte lì molto specifica. Però ci sono casi in cui succede che sono documentati, e questi casi ci fanno vedere soprattutto come i vari tipi di step, di elaborazioni, come fosse un computer, i vari tipi di analisi che fa il cervello per riuscire a mostrarci poi questo risultato finale bellissimo, coerente, unico e senza grinze, perfetto, quando in realtà sotto ci sono una marea di cose differenti. E quando te dicevi semantico, in effetti un tipo di pazienti agnosici, si chiamano però, sono quelli diciamo ultimo livello del riconoscimento, è che descrivono benissimo tutte le immagini ma non riescono a dargli un'identità. Quindi per esempio gli chiedete di descrivere l'oggetto, lo descrivono bene, lo riconoscono anche se glielo fate vedere in differenti posizioni, ma quando devono capire che è quello, è proprio un computer, non riescono a riconoscerlo. Magari sanno cos'è un computer, ma non riescono ad associare il concetto, l'idea astratta di computer con l'oggetto che vedono, con la visione, con la forma. È una cosa che fa specie, che magari se voi gli lasciate toccare l'oggetto lo riconoscono. Quindi è proprio un problema puramente visivo, perché la stessa ricostruzione creata dal tatto, perché col tatto potete comunque avere accesso a un'informazione 3D di com'è fatto, riesce a collegarlo al concetto. Questo è un esempio. E questa è solo una parte dei pazienti con questi problemi, perché oltre ad avere un sacco di sensi, il cervello, questi sensi non è che li analizza come un unicum, ma analizza varie parti dello stesso senso in maniera separata. Quindi per esempio le parti del cervello che analizzano che cos'è la matita non sono le stesse che analizzano dov'è la matita. Trovate dei pazienti, soprattutto se ci sono esperimenti famosi sulle scimmie per confermare, perché lì possono fare delle lesioni temporanee molto precise, in cui la scimmia è in grado, se voi fate una lesione in un punto, la scimmia non è più in grado di capire la differenza fra due forme, ma capisce quale è più vicina rispetto all'altra, mentre se fate la lesione in un'altra zona del cervello è il contrario, la scimmia non sa più indicare dov'è quell'oggetto, però sa benissimo discriminare fra tipo una sfera e un triangolo. Quindi vuol dire che in qualche modo il cervello in parallelo si divide, per esempio come calcolare che cos'è una cosa piuttosto del dov'è una cosa. E in effetti ci sono, vi ho detto, i pazienti agnosici, tipo quelli, l'uomo che scambia sua moglie per un cappello, come ci sono dei pazienti altrettanto particolari che sono quelli che hanno problemi nella percezione del movimento, che per esempio riconoscono tutto benissimo, ma se voi gli fate vedere delle scene in movimento non riescono a capire in che direzione vanno il movimento di questi oggetti. Oppure peggio, ci sono pazienti, ma questi sono 3, 4, 5 al mondo documentati, che hanno perso la percezione del movimento, cioè vedono a scatti, vedono per esempio il classico che non riescono ad attraversare la strada perché vedono le macchine che si avvicinano come in maniera scattosa, non c'è una fluidità tra un'immagine e l'altra, però riconoscono le macchine benissimo, riconoscono la strada, non hanno nessun problema di quel tipo, perché il cervello diciamo si divide
le cose da fare perché non riuscirebbe a farle assieme. È una cosa intelligente, se non fosse che poi quando noi esperiamo il mondo lo esperiamo come tutto assieme, non sentiamo che le cose si muovono ed è staccato il movimento dal riconoscimento, per esempio. È tutto sotto. Bien. Io direi di chiuderla per stasera. La prossima volta è Dai rettili ai mammiferi, la nascita dell'affettività, la conoscenza nei nostri antenati animali, cioè il passaggio successivo a quello su cui siamo arrivati a oggi, gli anfibi. Il passo successivo è sulla parte del nostro cervello che è rimasta rettiliana, e lo sviluppo dell'affettività, della memoria tipica dei mammiferi. La cura della prole, il fatto che non ce li mangiamo, i piccoli, per quale motivo?